Caffè. Bentrovati amici di Trieste Caffè, siamo in compagnia di Stefano Rebek, grazie mille per essere qua. Ciao mamma, buonasera a tutti. Questa Barcolana è stata veramente un evento entusiasmante, più dell'anno scorso, ogni anno migliora sempre di più. Secondo te qual è l'impatto mediatico che ha questo evento così di portata comunque internazionale? Beh, assolutamente, fatto bene a dirlo, portata internazionale, veramente mondiale. Tutto il mondo in questo momento si sta concentrando sulla Barcolana. Pensate, ogni persona, le piazze sono piene, le vie sono piene, abbiamo barche da tutto il mondo, 1700 barche quest'anno, sì, anche di più. Più. Pensate, ogni barca, un equipaggio, la famiglia, gli amici, tutti con un cellulare, tutti con un Instagram e tutti che compaiono. Quindi l'impatto mediatico è assoluto. Quindi Trieste, centro del mondo per una settimana, quindi, o almeno un weekend, quindi direi benissimo. E in più c'è una sorpresa con noi. Ciao! Buonasera, ciao tesoro, buonasera a tutti. Grazie mille per essere qua. Stavamo giusto parlando di che impatto ha la Barcolana per Trieste, perché è un evento che ha portata internazionale. Assolutamente, si è conosciuta in tutto il mondo ed è bellissimo vedere la città così, è importantissimo anche per tutto ciò che ci sta dietro, per tutte le persone che ci lavorano e per la città intera. Secondo me è proprio un evento importantissimo. Ah, abbiamo sorpresa, anche Massimo. La sorpresa sulla sorpresa, naturalmente non potevo venire qui con l'opinionista di Trieste Caffè, con Elena che è un'amica da anni, e di conseguenza direi che stiamo chiudendo questa Barcolana con qualche piccola schizza di pioggia, però insomma il tempo sta tenendo. Percettibile, dai, no. Ce la faremo. Ma sì, non si molla. C'è un fiume umano per cui continua, esatto, a venire la gente sulle rive, è stata una splendida manifestazione e effettivamente insomma noi siamo sempre con Foto Mauro e aspettiamo tutti gli spettatori di Trieste Caffè nell'area di sotto. Un abbraccio a tutti, buon grazie, lavoro, Mauro. Ciao. Grazie. Massimo. Scusa, hai ragione, scusa, mi sono distratta. Ma ormai la sua impresa è un, cioè è un simbolo, Mauro. Mauro è un simbolo. Bene, ma abbiamo saputo tramite i social che c'era anche Chiara Ferragni alle grotte di alla Grotta Gigante. Sì, allora io tocco l'argomento senza toccare il personaggio, no? Perché è un periodo dove Chiara Ferragni ci chiamano, l'ama, che la commenta. Periodo non difficile. Entro, esatto, non entro nel merito perché non è questa la location, ma parliamo di un personaggio con un seguito indiscutibile, altissimo, che nel momento in cui arriva a Trieste tutti se ne accorgono, va a vedere le grotte. Questo cosa vuol dire? Che mezzo mondo, tra virgolette, ha visto la Grotta Gigante. Quindi sempre più persone saranno interessate e lo vedranno. È inutile dirlo, porterò l'acqua al mio mulino, nel mio piccolo, ma noi influencer abbiamo il nostro perché. Esatto, anche se uno ha magari meno di 2000 follower, comunque può fare il suo, perché qualcuno lo segue e magari non lo conosce, però lo segue perché porta qualche contenuto interessante. Infatti adesso abbiamo tra pochissimo il Miss, la Miss e il Mister Trieste Caffè 2024, quindi due ragazzi veramente bravissimi e simpaticissimi che, se vuoi Stefano, li facciamo entrare insieme, facciamo diretta sulla diretta, sì, vediamo, sì, se riusciamo a fargli entrare già adesso in diretta. Vedo lui, non vedo lei però. Solo lui al momento. Vediamo. È arrivata anche lei, eccola. Venite. Allora, vi facciamo entrare in diretta sulla diretta. Allora, aspetta, mi stringo, mi metto, okay, un po' più indietro, poi poco più avanti. Ok, perfetto. Quindi abbiamo il nostro Mister Trieste Caffè. Michele Galasso, ciao, come stai? Tutto bene. Buonasera a tutti. Io ho visto anche la Miss che ci sta raggiungendo. Ecco Giulia che ci sta raggiungendo. Vieni pure di qua. Ciao carissima, come stai? Bene, dai, tutto a posto. Come ci si sente essere Miss e Mister? Bene, è una sensazione diversa, non l'ho mai provato, però tutto sommato bene. Tu invece, Michele? Ma in realtà niente di nuovo, solita routine. Insomma, vediamo i tuoi social che stai sfondando nel mondo da modello, dai. No, non è vero. Semplicemente è una sfilata che abbiamo fatto, cioè la sfilata che abbiamo fatto è stata un'esperienza nuova e il bello di aver vinto è sicuramente è un'emozione unica. È l'unica cosa, sì, non è cambiato moltissimo. Beh, ma comunque ci sono un sacco di opportunità nuove.
Sì, speriamo di riceverne altre, io spero comunque di poterne ricevere altre o comunque di fare nuove esperienze, no? Però per adesso va bene così, che ho anche la scuola pesante, però sì, va bene. Beh, ma l'organizzazione del concorso, com'è stata? Ma guarda, è stato un lavoro veramente tosto, ci abbiamo messo dei mesi, però la soddisfazione è stata tanta. Io e Elena abbiamo lavorato con tutti voi dello staff di Trieste Caffè e di FVG Caffè, ci abbiamo lavorato per mesi, abbiamo creato una scaletta interessante, abbiamo creato ospiti, abbiamo fatto da autori, abbiamo creato uno spettacolo. Di solito i concorsi di bellezza sono due sfilate in croce, vediamo chi vince, una pacca sulla spalla e via. Noi abbiamo puntato sui premi, sullo spettacolo, sulla musica, su ospiti triestini per dar spazio alla nostra città. Certo, ma anche uno svecchiamento dei classici concorsi di bellezza, giusto? Ci abbiamo provato, assolutamente sì. Ci piaceva l'idea di organizzare uno spettacolo anziché solo una sfilata e secondo me ci è riuscito e anche abbastanza bene. Beh, direi di sì, avevamo in piazza comunque 600 persone, anche più. Attenzione, 600 sedute e altre 500 in piedi, abbiamo superato le 1000 persone. Quindi è stato, penso, non voglio dire l'evento numero uno di Trieste Estate in quella piazza quest'anno, diciamo fra gli eventi principali in assoluto. Quindi i ragazzi sono stati fasciati e nel suo caso è coronata davanti a tanta gente, cioè più di mille persone in piazza. Calcola che Piazza Verde la conosciamo tutti, era solo a sedere 600 posti e in piedi gente fino in Piazza Unità. Era un'emozione unica, veramente unica. Beh, assolutamente sì, poi anche dal punto di vista mediatico tutti ne parlavano, tutti quanti. Come ci si sente ad aver avuto sul proprio capo la corona? È stato inaspettato innanzitutto, perché non mi aspettavo di poter vincere due fasce, però è stato bello, emozionante, me lo ricorderò per sempre. Poi non mi aspettavo tutta quella gente, quindi è stato ancora di più. Certo, e l'ansia da palcoscenico è stata presente? Allora, inizialmente durante le prove sì, ma dopo è svanita nel momento in cui ho detto mi immergo totalmente nell'esperienza e quindi dopo è andato tutto liscio. Totale relax quindi? Abbastanza, dai. Tu invece, Giulia? Invece per me è stato diverso, avevo l'ansia all'inizio e mentre sfilavo, però verso le ultime sfilate alla fine è stato meglio. Anche il dolore dei tacchi un po' così. Quello è impegnativo, sì, quello è impegnativo. Infatti mentre facevo le interviste stavo svenendo, ma vabbè. Vabbè, questione di abitudine, sì, dai, questione di abitudine. Però secondo me, sai cos'è? Un concorso che dicevo loro non ti dà, magari non gli ha dato immediatamente ancora risultati, ma questi concorsi servono per farsi notare. Ci vuole, sappiamo bene, delle tempistiche tecniche dove ovviamente vari addetti ai lavori iniziano a notarti, vedere se funzioni, vedere se ti invitano di qua e di là. Certo. Per me il consiglio che mi sento di dare è di cercare di essere presenti a tutti gli eventi possibili, farsi vedere, tenere con amore le fasce e usarle con sapienza e, perché no, sfruttare sempre di più il momento. E il momento non è mai subito dopo il concorso, ma pian piano. Esatto. Anche perché nel momento in cui vai a fare un casting o vai anche a fare dei servizi fotografici, puoi iniziare a farne un po' di più, a chiedere quel pochino di più e poi iniziare pian piano a scegliere, che è una cosa molto importante. Scegliere, secondo me, poter scegliere fa la differenza. Quindi è un lavoro costante dopo il concorso, poter, diciamo, lavorare i propri futuri clienti o comunque datori di lavoro, perché magari possono venire fuori un sacco di opportunità, no? Sì, anche perché noi compatibilmente con le tempistiche nostre e anche della redazione stiamo cercando di continuare a collaborare con eventi dove invitiamo i ragazzi, in modo che anche là abbiano occasione di farsi vedere, di farsi notare. Sono eventi piccoli ma grandi e molto importanti per la notorietà. Ah, quali? Dica, dica. No, adesso mettendo da parte la goliardia di prima, no? Però sì, spero che con questa esperienza, dopo, non dico fin da subito, però fra un paio di mesi, spero di raggiungere magari qualche shooting fotografico già un po' più importante. Quindi quali sono gli obiettivi 2025? Ma gli obiettivi 2025 per il momento sono quelli di magari riuscire a entrare anche in qualche agenzia di moda di Milano.
provare innanzitutto a entrare a fare qualche shooting, qualche lavoro magari un po' più importante con qualche brand un po' più diciamo conosciuto, popolare, potremmo definirlo. E invece per te quali sono gli obiettivi 2025? Allora, come ha detto lui, può essere anche l'idea di entrare in un'agenzia di moda, ma siccome ho ancora 16 anni penso ancora alla scuola, penso a girare magari il mondo, penso a fare qualche Erasmus, penso a imparare nuove lingue e magari anche quello più avanti, ma con calma. Ok, va bene, dai. Ogni cosa a suo tempo, sì, perché la scuola è importante. Esatto, sì, infatti mi aspettano ancora 3 anni buoni. Che scuola frequenti? È un istituto tecnico. Ok, impegnativo. posso immaginare. Quindi Miss e Mister Trieste Caffè è un grandissimo successo. Che ha creato un precedente, non possiamo svelare ancora nulla, ma abbiamo accennato, e se vedete Elena sorridere perché sa di cosa parlo, abbiamo in mano qualcosa di importante. Stiamo valutando delle collaborazioni e degli eventi mastodontici di livello internazionale che riguarderanno ovviamente in quel caso anche Trieste Caffè e FVG Caffè, quindi c'è tanta carne al fuoco. Poi ovviamente stiamo valutando il prossimo anno, stiamo già pensando, ma soprattutto nei prossimi mesi potrebbero esserci delle sorprese grandi. Però no spoiler. No. Grandi, si può dire molto grandi. Molto grandi, però niente spoiler. Gran buon proposito per il nuovo anno. Benissimo. Possiamo dire tanto più di quello che abbiamo già fatto, tanto di più ancora. Quindi l'asticella si è alzata tantissimo. Molto, assolutamente. Bene, allora, ultima domanda per Miss e Mister Trieste Caffè. Consigliereste ad altri ragazzi e ragazze questo percorso? Sì, secondo me comunque è un'esperienza, se va bene o male è importante farla, comunque ci siamo divertiti, abbiamo provato nuove cose, conosciuto nuove persone, quindi assolutamente sì. Beh sì, giustamente come diceva la Miss, è un'esperienza diciamo unica, particolare, che da un certo punto di vista può anche educare nel senso con il fatto di conoscere appunto nuove persone, di educare a diciamo convivere con altre persone e magari aiutarsi l'un l'altro, magari dandosi quel conforto in più durante la sfilata, che magari la carica, quindi la carica. Bene, grazie mille per essere venuti qua, grazie mille per questa intervista multipla, diciamo. Da qui è tutto, dal villaggio Barcolana 56, grazie mille Stefano, grazie mille Mister Trieste Caffè 2024 Michele Galasso, grazie mille Giulia, Miss Trieste Caffè 2024, grazie mille Elena. Grazie a te, grazie a voi e a presto. A prestissimo.